Liberi.tv, siamo in compagnia di Sergio D'Elia dell'associazione Nessuno Tocchi Caino qui a Campagnano di Roma, perché oggi si è svolta la 13ª marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi. Chiediamo a Sergio quante sono importanti queste manifestazioni e perché è importante continuare a partecipare a queste iniziative, a queste marce. Beh, come si dice, la durata è la forma delle cose, quindi la durata nel tempo di questa iniziativa un po' rappresenta un modo di essere che testimonia non soltanto l'importanza di quello che è già avvenuto, ma anche di quello preludio di quello che avverrà. È difficile quando si crea una concatenazione di eventi e siamo 12 o 13? 12. Alla 12ª edizione di questa marcia, è difficile, ripeto, che poi ci siano rotture, interruzioni. È molto più probabile invece che la continuità. Ed è importante, al di là del fatto che quest'anno c'era qualcuno che magari non c'era gli anni precedenti, oppure è mancato quest'anno qualcuno che invece ci abbia sempre stato, beh, c'è sempre comunque Società Libera e la marcia di Società Libera, che è diventato ormai un appuntamento istituzionale. Poi uno potrebbe dire, beh, l'emergenza di questo momento, a me è venuto in mente dicendo, ma insomma, siamo nelle ore in cui stiamo assistendo a un'aggressione violenta che prelude anche insomma, a centinaia se non migliaia di morti da parte del sultano, lo si chiama, Erdogan, nei confronti dei curdi che sono lì a difendere più che il proprio territorio l'idea di uno Stato democratico. Hanno lottato per noi contro la minaccia jihadista, sconfiggendo l'ISIS, ora invece stanno pagando il prezzo di un'assenza nostra, dell'Europa. Insomma, hanno cavato le castagne dal fuoco, come si suol dire, di un'Europa imbelle nei confronti della questione siriana, come nei confronti della questione iraniana, di molte questioni in quell'area, e ora sono stati abbandonati, sono soli. Io, ecco, davvero mi augurerei, ma bisogna organizzarci, lavorare, impegnarci per questo, che alla marcia di Società Libera l'anno prossimo ci siano anche i curdi, magari non sconfitti, e se sconfitti saranno, sarà un male non soltanto per loro, per la loro fierezza, per i loro ideali democratici, sarà un male anche per questa Europa così prona nei confronti dei forti, dei potenti più che dei forti, in realtà impotenti, perché alla fine quel che accade quando la propria politica la si manifesta con appunto armi potenti, quella è una politica che poi alla fine sarà sconfitta. Vittoriosi i curdi alla prossima manifestazione, altrimenti sarà una manifestazione in monca di una testimonianza importante come quella che ci stanno dando in questi giorni i curdi. Ecco, mi è venuto questo ricordo sui curdi, ma poi qui c'erano i nostri amici tibetani, per la prima volta i senegalesi, un po' a parlare di tutta l'Africa, gli iraniani, i tibetani, gli uiguri, i venezuelani, eccetera. Bene, dobbiamo arricchire le presenze come testimonianza di una speranza che non muore, che si incarna, diceva Marco, essere speranza contro ogni, certo, speranza. Sergio D'Elia è anche, diciamo, nell'occuparsi dei diritti umani, anche sinonimo di Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito e di Nessuno Tocchi Caino. A fine mese c'è un appuntamento importante che è il congresso del Partito Radicale, e poi si sta avvicinando anche il congresso di Nessuno Tocchi Caino. Ci vuoi parlare di questi due importanti appuntamenti che vi terranno impegnati, ci terranno impegnati nelle prossime settimane? Intanto il primo è ormai alle porte, alla fine del mese, alla fine di ottobre, per andare poi i primi tre giorni di novembre, il congresso degli iscritti italiani al Partito Radicale Transnazionale. Immagino anche, non soltanto per capire quanto si può fare dal fronte italiano, ma è sempre stato così, il fronte italiano ha dato un apporto enorme
alla difesa dello Stato di diritto, della libertà, della democrazia e dei diritti umani in varie parti del mondo, ma anche ad affrontare il caso di un paese, di un regime. In Italia allora c'è questa idea, no, che riducendo i parlamentari si come dire, aumenta il tasso di libertà, di democrazia, di rappresentatività, perché il Parlamento sarà più veloce, sarà più efficace, eccetera, perdendo di vista quel principio anglosassone del rapporto fra eletto e elettori, un congruo numero di parlamentari in rappresentanza di un territorio, e di quel territorio rappresentare non soltanto insomma, la razza umana, ma anche tutto, quell'animale, l'ambiente, il sottosuolo, il suolo, l'acqua, ecco tutto. Ebbene, ora riduciamo i parlamentari pensando di risparmiare chissà che cosa in termini di guadagnare, soprattutto chissà che cosa in termini di rappresentatività, di democrazia. Presenteremo un referendum contro questa legge sciagurata, popolare, no, populista, demagogica, che è stata appena votata. E poi il congresso di Nessuno Tocchi Caino, 20 e 21 dicembre nel carcere di Opera, ci auguriamo. E per magari, ecco, anche lì celebrare un anno straordinario di Nessuno Tocchi Caino, con la sentenza Viola contro Italia, contro l'ergastolo ostativo, una sentenza straordinaria. Dobbiamo aspettare che sia l'Europa a dirci che in Italia non v'è stato di diritto nelle carceri, e quindi la speranza che viene negata ai condannati all'ergastolo, ma anche un'altra sentenza che si annuncia nei prossimi giorni, il 22 ottobre, alla Corte Costituzionale Italiana. Ecco, andiamo ad Opera con Nessuno Tocchi Caino, con il suo congresso, per ricordare anche, ma in questa marcia ha aleggiato lo spirito di Marco. L'ultimo congresso a cui lui ha partecipato è stato proprio quello di Opera del 2015, ci ha lasciato nel maggio del 2016, ma ci ha lasciato tanto da cui trarre forza e ispirazione per andare avanti. Grazie, grazie mille a Sergio D'Elia, a presto.